Ragazzi, come va? Io sono Alepmax e oggi siamo in un video molto interessante. Come sempre, vero? Come sempre. Il fatto sta che oggi vedremo un cubo che si chiama Ancient Cube, cioè il cubo antico. Anche se non so perché abbia questo nome, il cubo in realtà non è molto antico. Cioè, quanti anni avrà? Da quando è uscito il primo modello? Non lo so. Però, cazzo, mi stanno chiamando. Ho approfittato per prendere il cubo. E il fatto sta, non so se mi vedete bene, il fatto sta che è questo il cubo. Sembra che ha più pezzi di quelli che realmente ha. Perché ha l'Ethnox? Perché alcuni sono attaccati. Per fare questa forma così, hanno attaccato dei pezzi e poi invece di fare uno sticker completo, unico, hanno fatto dei triangolini e cose del genere. Oggi mi sa che vi parlo da qua. Alzato così, così. Cazzo, figa il thumbnail così. Il fatto sta, in realtà non è molto complesso capire questo cubo. Questo è una modifica del 3x3, di un cubo 3x3. Ma Lethnox, che cazzo stai dicendo? Vi giuro, è un 3x3. Abbiamo il centro, questo è un centro, lo stesso da qui, lo vedete? È un centro. E poi già qua vediamo una croce, no? La croce del cubo di Rubik 3x3. Però abbiamo questo triangolino. Questo triangolino, voi potete pensare che gira, ma no, in realtà non gira. No, cioè questi triangolini, no. Qua sì, si spaccano in due questi, però qua non ruotano, quindi uno, due e tre. Sono tre livelli, è un 3x3. E questo qua è un fake con stickers che fanno un fake. Mamma mia, oggi sto male male, sono tutto spettinato, non mi posso attaccare i capelli, c'è un sacco di caldo, porca troia. Vediamo più, approfondiamo un po' di più in questo cubo. Questo cubo di qua non mi piace però, mamma mia. Approfondiamo un po' di più con questo cubo. Come vedete abbiamo i laterali, che già vediamo qua un 3x3. In realtà, come cazzo, esatto. Questi qui potrebbe sembrare il centro, quindi questa non è... Dovrebbe essere la croce, ma ve lo dico, non lo è. Questo non è un centro. Il centro sarebbe questo qui. E l'opposto sarebbe questo qui. Ma lui, che stai dicendo? Sì, mi guarda come ruota. Guarda come ruota attorno a questo pezzo. E non a questo, non ruota. Vedi come si sposta il verde? Questo qua, no. Ruota attorno a questo. E che possiamo fare con questo cubo? Vediamo. Possiamo fare così. Cazzo, possiamo fare così senza cambiare la forma, no? Oddio, qua già si cambia la forma. Cazzo. Vedete, guardate che figata. Cioè, siccome il centro è qua, ruota attorno a questo pezzo, il centro sarebbe questo, viene qua, questo verde no, questo qua dietro. E allora ruota e si diforma tutto, è una figata totale, mamma mia. Vi giuro, è troppo figo. Cioè, come cazzo posso fare il thumbnail così? Si risolve come un 3x3 normale, ve lo dico già, cioè è un 3x3 alla fine, si risolve come un 3x3, l'unica cosa è che i centri, 4 dei centri hanno orientamento, perché i centri, prima ho detto, no, non è questo, è questo, sì, ma non è soltanto questo, è anche questo il centro, cioè, qua ruota, e qua ruota, e allora abbiamo due centri. Lo stesso dall'altro lato, e qua abbiamo due, non in questa faccia ha solo due linee, due colonne. Mamma mia, neanche si staccano. Questo è un pezzo unico, cioè non è un pezzo unico, ci sono i tre strati, no? Guardate, ci sono i tre strati. Ci sono i tre strati, però così in mezzo, siccome questo è anche un fake, questo è un pezzo unico, questo triangolo qua è un pezzo unico, mamma mia. Perché sappiamo che gli angolini non si ruotano. Questo e questo crea questa forma qua che è un angolo. Cioè. Adesso lo scombiniamo tutto. Adesso lo scombiniamo tutto. Facciamo giri di 90 gradi, giri di 180 gradi. E cominciamo a fare un caos. Mamma mia, guarda qua. Guarda qua. Forse io ho fatto un video dei cubi più difficili mostrandovi immagini di Google, se non mi sbaglio, qualche video, non lo so. Perché non ce li ho tutti questi cubi figli che sono difficili, non ce li ho ancora. E niente, scombinato è questo. È così, è una figata. Questo triangolo è un pezzo, come vedete, verde, perché qua se lo ruoto bene,
Lo posso spaccare? Cioè spaccare, non rompere. Spaccare nel senso... Maffanculo, non gira. Non gira. Ok, adesso si può. E vedete? C'è questo pezzo qua che lo spacco e questo è un angolo. Questo è un angolo, questo anche è un angolo. Figo, ci sono due tipi di angoli. Che alla fine è la stessa cosa perché, cioè, solo è più grande perché questo fai un solo sticker. E un solo sticker, ce l'hai quest'angolo. E vi dicevo, si risolve come un semplice 3x3. Per esempio, faccio una croce. Vi mostro la croce, beh, vi mostro la croce. Oh, c'è un cagnolino che sta facendo au au, au au, au au. Questa è la croce, vi piace? Ovviamente devi creare la forma giusta con i colori giusti. In questo caso questi due vanno bene. Questi due no, perché sono arancioni ma sono opposti e devono creare, sapete, cioè questo pezzo deve venire qua e questo deve venire qua. E si crea già la forma, cioè questa X tutta strana degli X-Men e diventa una X tutta figa. Mamma mia, basta Ale, che un giorno cadrà un cubo e si spaccherà tutto e non va bene se si spacca tutto. Adesso devo risolverlo però, cioè non va bene se non lo risolvo, C'è un'altra difficoltà con questo cubo che non avevo visto prima, cioè ho faccia di drogato oggi. Non lo so perché, cioè ho dormito malissimo, ho dormito un sacco ma ho dormito malissimo. Non mi voglio sparare nei coglioni, cioè basta Ale. Non dire queste parole. E una cosa che ha questo cubo è che sapete che questo è bianco, no? Cioè, abbiamo il rosso, abbiamo l'arancione. Sappiamo come metterli questi colori grazie ai suoi centri, no? Ma il blu e il verde non sappiamo dove deve andare, se a sinistra o a destra, o a destra o a sinistra, cioè quello che è. Perché? Perché è un cioè il colore in sé per sé è un blocco che si può guarda. Vi mostro. È un blocco che si può spostare intero. Quindi non sai dove deve andare. Ovviamente se sai quella regola del giallo sopra, blu e a sinistra, il rosso a destra, perché la mattina e la sera tutto poetico. E oddio, è una figata. Mamma mia. Tre piedi, stai attento, Stai prendendo troppo spazio e non mi posso muovere. E no, va bene. Mamma mia, i miei capelli. No, che schifo. Bisogna di fare una lavata e poi pettinarli e poi... Cioè, ma non ti vergogni Ale, non ti vergogni. Mamma mia, meno male che non esco mai da casa. Perché non ho amici. Va bene, solo manca orientare questi due pezzi e ce l'abbiamo, cioè abbiamo risolto questo qua, facciamolo qua. Adesso esplode tutto. Sarebbe bruttissimo, ma... No, non penso proprio, ormai ci ho orientato uno, adesso facciamo il contrario, XY prima, wow. Mosse, 100.000 mosse per risolvere un cubo, bello, figo, fighissimo. E niente, io spero che questo video dove vi ho parlato del Ancient Cube, credo che si dice Ancient o qualcosa del genere. È molto figo, poi ve lo metterò nel titolo e lo vedrete bene e poi mi vedrete sicuramente sbagliare a dirlo un sacco di volte. Devo respirare e... Abbiamo l'ansia, vi ho parlato di lui, vi ho spiegato un po' le cose principali, fondamentali di questo cubo e l'abbiamo risolto perché l'ho scombinato, ho detto cazzo, ce l'ho scombinato, risolviamolo. E niente, ho fatto anche il thumbnail e adesso possiamo chiudere il video. Ciao. Lasciate un like, commentate quelle cose fighe che sapete fare. Perché, non lo so, perché siete abituati a fare click, click. Mi piace, iscriviti, condividi, che ne so. Basta, non ci sono con la testa. Ci vediamo un altro giorno, raga. Ciao. Aspettate, no! Cioè, vi rendete conto che sto facendo un sacco di minchiate oggi? Non abbiamo visto a Fluffy, mi guarda, e sta assombrato? È inquietante. È emozionato perché vi sta vedendo di nuovo. Ciao ragazzi, come va? Tutto a posto. Ciao Fluffy. No, ovviamente non lo lancio, poverino. È il dio dei cubi, cioè, un po' di rispetto, raga, un po' di rispetto. Ciao.